Fotografare volti, persone, città, monumenti, eventi e diffondere in tempo reale lo scatto attraverso la rete, creando quella che alcuni chiamano social photo. È il fenomeno Instagram, social network che in pochi mesi si è diffuso anche in Italia, con la nascita di diverse comunità di Instagrammers, ovvero utenti Instagram. A Palazzo dei Priori abbiamo intervistato Andrea Braconi e Vissia Lucarelli, che insieme a Mary Pieragostini sono i fondatori del gruppo Instagrammers Fair. Disse che cos'è Instagram e come sei entrata a farne parte. Allora, Instagram è un'applicazione semplicissima che si trova sia per iOS che per Android ed è scaricabile online tranquillamente ed è gratuita. Inizialmente chi scaricava Instagram lo faceva per modificare le foto, perché ci sono almeno una ventina di filtri che possono essere utilizzati per modificare le foto, farle sfocate, seppia, bianco e nero e via così. Poi è diventata una community vera e propria, quindi adesso Instagrammers Italia è una community sia italiana ma anche internazionale, e di questa community fanno parte tante piccole sottocommunity più piccoline, che sono diventati dei gruppi praticamente divisi o per regione o per provincia o addirittura per paese. E voi siete due dei componenti del gruppo della provincia di Fermo, ma Andrea, che contributo possono dare gli Instagrammers, chi sono gli Instagrammers, alla diffusione della cultura e alla promozione del territorio? Innanzitutto tutti gli Instagrammers, cioè tutti quelli che fotografano e raccontano un territorio, danno un contributo. Noi lo facciamo in maniera, diciamo così, ufficiale. Ufficiale nel senso che siamo aggregati a questo gruppo a cui faceva cioè, Novissia, che ha delle ottime relazioni con istituzioni, associazioni, ma anche singole realtà che si occupano della promozione del territorio. Fanno anche formazione, quindi c'è la possibilità poi di ampliare la gamma, diciamo, di offerte che possono essere fornite alle stesse associazioni o alle stesse istituzioni. La promozione avviene sostanzialmente attraverso il racconto, la narrazione fotografica di un territorio. Per territorio possiamo fa riferimento anche a una singola città, però quello a cui puntiamo noi, il nostro obiettivo è quello di raccontare tutto il Fermano, in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue bellezze e anche, perché no, in tutte le sue eccellenze enogastronomiche ed artigianali. È nato da noi tre semplicemente perché abbiamo avuto contatti più diretti per vari motivi con il gruppo regionale, ma ovviamente stiamo, come diciamo prima, aspettando che gli Instagrammers del Fermano si aggreghino. Questa non è una comunità chiusa, è la comunità più aperta possibile. Ma se anche su Facebook era possibile mettere delle fotografie con degli hashtag, anche su Twitter c'era bisogno proprio di Instagram? Beh, Instagram in un certo senso ha inventato l'hashtag come database, perché grazie all'hashtag direttamente si possono ritrovare in un attimo, ci si può viaggiare dal Giappone all'Irlanda e fino in Italia in un attimo davvero. E quindi ecco, l'hashtag forse ha molto più senso su un'applicazione come Instagram che non su Facebook, per esempio. Siete fotografi professionisti? Assolutamente Assolutamente no, no! e ci teniamo a precisarlo. Quindi per collaborare con voi non serve essere dei fotografi Anzi, professionisti. meglio se sono le prime armi. Come si fa a collaborare con la vostra comunità? Semplicemente contattandoci, noi abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un profilo Twitter, abbiamo un profilo Instagram, però diciamo che quello più facile per un primo approccio è quello Facebook ovviamente, basta semplicemente dirci ci siamo, il gruppo, la community, chiamiamola come vogliamo, è aperta a qualsiasi collaborazione. Tra l'altro ho controllato, prima di questa intervista sono oltre 210 mi piace sulla vostra pagina Facebook. Soddisfatti? Vi aspettavate di più o di meno? In E 5 che... giorni. 5 giorni sì, ma non ci siamo posti degli obiettivi numerici. È chiaro che più crescono e più siamo contenti che ci sia Certo. attenzione. Lo Come di... stanno reagendo i fermani e anche i non fermani a A questa questa nostra... vostra Molto positivamente, io direi attività? molto Sì. positivamente. Tra l'altro, più che gli Instagrammers, che per esempio per quello che mi riguarda, ho già una decina di adesioni non ufficiali, ma che diciamo che formalizzeremo a breve, e Vissia penso ne avrà ancora di più. La cosa più positiva è stato il riscontro da parte delle istituzioni e delle associazioni. Soltanto questa settimana, per esempio, abbiamo fatto un primo approccio con la Fototeca Provinciale di Fermo.
semplicemente chiacchierando e ipotizzando alcune collaborazioni nell'ambito di tour che possono essere fatti nel Fermano. Visto gli ultimi eventi a cui avete partecipato e i prossimi, se ci sono. Allora, quello proprio più recente, la presentazione dell'archivio di Mario Dondero, che insomma è stato un evento unico con una grandissima partecipazione di pubblico, e invece a breve potremo partecipare proprio in poche ore a un evento molto molto bello e suggestivo che si svolgerà a Pedaso, che è la festa Hanami, cioè la festa della rinascita e della primavera giapponese, quindi ci sarà c'è proprio già un gemellaggio tra Pedaso e il Giappone, che ha ricevuto anche il patrocinio, e quindi saremo tutti lì. I soggetti delle fotografie possono essere i più svariati, conclude Andrea Braconi. Passiamo da un bene storico, architettonico, mm-hmm. a un evento culturale. Mm-hmm. Passiamo dalla mattonella ad un piatto tipico del territorio, ma anche a dei volti. Anzi, sui volti, secondo me, io ho studiato un po' alcuni Instagrammers, osservato alcune cose che fanno, sui volti potrebbero essere fatti dei progetti interessanti, considerando anche la natura, il tessuto socio-economico e culturale di questo territorio. Ecco.